così tanti morti da inizio pandemia. I numeri di oggi, sebbene confermino il rallentamento della diffusione del virus, portano il dato più drammatico degli ultimi mesi. 993 morti in 24 ore, un nuovo record dopo i 969 raggiunti a fine marzo. I nuovi positivi invece oggi sono stati 23.225, ottenuti da 226.729 tamponi. 3.000 contagi in più e 20.000 tamponi in più rispetto a ieri, per un tasso di positività, cioè il numero di test positivi su 100 tamponi, che resta sostanzialmente stabile dal 10% al 10,2%. Le buone notizie arrivano dal calo dei nuovi ingressi nelle strutture sanitarie. I ricoverati in terapia ordinaria sono 682 in meno rispetto a ieri, 19 in meno nelle intensive, per un'occupazione che scende sotto quota 3.600. Anche i dati di oggi, quindi, nonostante il numero drammatico di vite perse, confermano la frenata della diffusione della pandemia nel nostro paese. Sul fronte vaccini, infine, oggi il commissario Arcuri ha annunciato che il piano è in via di definizione e che sono state già definite modalità e luoghi di somministrazione. In Italia arriveranno 202.573.000 dosi che serviranno a fino 101 milioni di cittadini. Questo vorrebbe dire la possibilità di vaccinare fino alla totalità della popolazione e a conservare una scorta adeguata per i richiami delle vaccinazioni che dovranno essere posti in essere negli anni successivi.